Ragazzi, indovinate dove sono? Questa è la nave da crociera del Tito. Abbiamo seguito Jacopo nella sua avventura a Los Angeles, sul set di Zack e Cody sul ponte di comando, per scoprire tutto sulla puntata speciale in cui ha partecipato come special guest. Questo è il mio camerino. Sì, beh, non è proprio il mio in realtà, cioè Luca non sono io, Luca è il personaggio. Qua ci sono i camerini di tutto il cast. Dentro, videogiochi. E qui ci sono tutti i costumi. Qua si entra negli studi. Ciao, benvenuto sul set. Ti facciamo fare un giro. Come stai, fratello? Da questa parte c'è il set che hanno preparato per questa settimana. Questa è Roma, come vedi. Abbiamo l'uva sui muri. Questo è il pentolone pieno di pomodoro. E Cody ci finirà dentro. Beh, questo è il nostro set al momento, ma sai, può cambiare ogni settimana a seconda delle sceneggiature che scrivono. Quindi la prossima settimana potrebbe essere completamente diverso. Girati, guardami, spiegami chi sei. Sei l'immagine che illumina le notti e i giorni miei. In questo episodio io interpreto Luca, che è un musicista italiano, che incontra London quando Zack e Cody finalmente sbarcano in Italia dalla loro nave da crociera. Si incontrano in una piazza e si innamorano. Divina. Però lo zio di Luca, che è un personaggio un po' strano, io penso che sia molto divertente, cerca di spingere Luca a truffare London per avere i suoi soldi. Zio, devo dire che non mi fa sentire bene. Ma fa sentire bene me? Ma alla fine il cuore è sempre il vincitore. London, mi dispiace tanto. So che non potrai mai perdonarmi. Sì, invece! Prima di arrivare alle scene finali della puntata, c'è tanto lavoro da fare. Tutto parte da una prima lettura del copione. Il cast, regista, produttori, autori e tutta la produzione si riuniscono intorno ad un tavolo e leggono per la prima volta il copione. Per Jacopo è stata anche la prima volta che ha incontrato il cast della puntata. Durante la prima lettura per leggere la sceneggiatura sei stato fantastico. Ci è piaciuto quello che hai fatto e siamo felici di averti qui. Poi si passa alle prime prove sul set. Abbiamo truffato il truffatore! Ehi! Mentre il set pian piano prende forma, regista e attori lavorano sulle scene, studiano il copione e provano le posizioni, i dialoghi e le azioni. Devo prepararmi per l'appuntamento e non sono stupida, so quello che faccio. Ho sbagliato. Va bene, buona. Grazie all'aiuto della coach, gli attori studiano il modo migliore per recitare una scena. Il tono, la pronuncia e la buona riuscita dei dialoghi. Questa come la pronuncio? Metti la lingua fra i denti. Tra i denti? Esattamente, e non preoccuparti della velocità. Durante le prove, gli autori hanno modo di capire se tutto funziona nel testo e in alcuni casi, alcune battute possono anche arricchirsi di improvvisazioni degli attori. Poi, le risate di autori e produttori assicurano la buona riuscita della scena. Ah, mi ha dato il peperoncino nel naso! Ma è la reazione del pubblico durante le vere e proprie riprese che rende le scene più divertenti. Zip, 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 è quello che cercavo di dirgli alla porta aperta. Prendere i soldi gli piace. Restituirli? Non molto, direi. Giriamo la scena in cui Cody finisce nel sugo della pasta. Per la precisione, la marinara. Non riesco a prenderla. Sta troppo in basso. Dammi una mano. Ho dovuto usare una protezione per via dell'acido. Se la salsa fosse venuta a contatto con la pelle o mi fosse entrata nelle orecchie... Insomma, non è vera salsa alla marinara e quindi... È una questione di sicurezza. Mi hanno detto che può farti stare molto male. Le linguine sono pronte? È stato molto divertente perché sono stato io a spingercelo dentro. Ho del pomodoro in posti in cui il pomodoro non dovrebbe essere. È stato proprio divertente guardare i due gemellini finire nel sugo per la pasta. Lo ammetto, sono felice di non essere finito nel sugo perché di solito, insomma, è Mosby che finisce in acqua o gli arrivano le torte in faccia, ma questa volta è toccato a Cody. Ero tutto sporco e tutto appiccicoso. L'avevo dappertutto e mi sono divertito da matti. Dietro le quinte succede di tutto. La cosa più difficile per me è cercare di non ridere durante le prove, perché ogni volta viene fuori qualche nuovo sketch o qualche gag che nessuno si immaginava. Ho una strofa che fa...
Bang, bang! On my neighbor's door, we rockin' this party from ship to shore. Bang, bang! On my neighbor's door, we rockin' this party from ship to shore. Questo deve essere prima, prima del finale. Prova a metterlo in. Sì. Poi Zack e Cody cantano il loro nome. Durante le prove della scena del rap, Phil ha addirittura creato un rap in onore di Jacopo. Now I know you all love Little Mo, but let me introduce you to Jacopo. Bang, bang! On the neighbor's door, we rock this party, shut the show! What? Sei un bravo rapper. Grazie. Everybody here might call me Shorty, but I'm living large with Zack and Cody. Oh, ho dimenticato le parole. Questa è la prima e ultima volta che farò una cosa simile. Ehi, Phil, gira il berretto. Incontrare gli altri attori del cast è stato emozionante. Sono felice che Yaki sia qui, io adoro Jacopo. Avevo paura di non riuscire ad ambientarmi e invece è andato tutto diversamente, sono stati veramente dolcissimi. Ragazzi, sul ponte! Questa è la prima volta che lavoriamo assieme, ma ci sentiamo come se ci conoscessimo da sempre. Ero davvero emozionato all'idea di incontrare il nuovo arrivato. Diciamo che recitare in una lingua che non è la mia è sicuramente complesso, però è anche la cosa più eccitante, perché quella è la sfida. Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ah, sei brava con i sinonimi. E vedo che porti sei volte il tuo peso nelle borse. Già, è fantastico. È arrivato qui e nessuno sapeva se era in grado di parlare un buon inglese. Invece parla inglese egregiamente. E il cast ha approfittato della presenza di Jacopo per imparare un po' d'italiano. Ripetimi la frase, Jacopo. Mi sto divertendo. Mi sto divertendo. Phyllis Grande. Mi piacerebbe davvero tantissimo andare in Italia con Jacopo. Ho cercato di convincere Jacopo, insomma, a portarmi con lui, ma non ci sono riuscito, non ancora. Mi ha detto che lui lavora da solo. Chissà che voleva dire. Dylan e io siamo sempre disponibili a viaggiare e visitare nuovi paesi, insomma, ci piace parecchio. Sempre pronti per gli snack gratuiti in aereo. Io avrei un po' di paura, ma sarei così grata di una simile esperienza, sarebbe davvero incredibile. Ma oltre al lavoro, Jacopo è andato in giro con i ragazzi del cast per un indimenticabile tour di Hollywood. Io porterò Jacopo sulla Walk of Fame per vedere tutte quelle stelle. Probabilmente gli faremo vedere al Chinese Man's Theater. Deve assolutamente andare, sapete, al Chinese Theater, quello su Hollywood Boulevard. E poi lo porteremo anche al Grauman's Chinese Theater. E poi gli mostreremo anche il Museo Ripley's, perché quello è veramente incredibile. E per fare esperienze tipicamente LA, ovvero di Los Angeles. Voglio portarlo a mangiare le costolette allo yogurt, perché è un pranzo tipico. Certo, possono non piacere, ma fanno parte della cultura. Ok, siete pronti? Specialmente tu. Il regista, Rich, mi sta aiutando tantissimo a imparare e a capire esattamente cosa devo fare e come lo devo fare. Non potrai mai! Ma io voglio farlo! Ok. Falla così. Così è divertente. Bravo. Abbiamo visto che funziona perfettamente nello show. Si è immedesimato nel personaggio dal primo momento. È un ragazzo fantastico ed è un bravissimo musicista. Mi, do, re e poi di nuovo mi. Non lo lasceremo partire. Vogliamo tenerlo per sempre qui con noi. Far parte del cast di Zack e Cody sul ponte di comando e recitare a Hollywood è stata per Jacopo un'esperienza unica. La cosa più bella e indimenticabile di tutta questa esperienza è sicuramente questa esperienza. Sweet like posse, coming to you with a smile so glossy. Everybody here might call me Shorty, but I'm living large with Zack and Cody. Got Bailey's here, you know she ain't shy. Watch out for London, that girl is fly. Bang, bang! On my neighbor's door, we rocking this party from ship to shore. Bang, bang! On my neighbor's door, we rocking this party from ship to shore. Now all you players blowing up my phone, I can't call you back, cause I'm rowing in row. I know you all love Little Mo, but let me introduce you to Jacopo. Yeah, we cool, ain't nothing but a thing. Wait till you hear my Italian brother sing. Bang, bang! On my neighbor's door, we rocking this party from ship to shore. Bang, bang! On my neighbor's door.